Ciao a tutti, sono Fabio di Waterwind, molti di voi già mi conoscono e a grande richiesta pubblico questo video in cui mostrerò come impacchetto la mia attrezzatura da windsurf per affrontare un viaggio in aereo. È gennaio, fa un bel freschino qua alle porte di Milano dove abito. E è tempo di migrare in località dove ci sia un po' più di luce e temperature un po' più accettabili per fare windsurf. Dopodiché l'inverno è una bellissima stagione, regala la possibilità di fare tanti sport in montagna, quindi non va buttato via. Però per chi ama fare il windsurf è sicuramente è una stagione complicata, anche se da noi il Mediterraneo regala comunque forse le perturbazioni più belle per fare wave riding. Siamo diretti in Sudafrica, a Cape Town, per la quarta volta e spot di tutti i tipi, di diverso livello di difficoltà e lo stesso spot può essere facile oppure estremamente impegnativo a seconda dell'intensità del vento e dello swell in arrivo. Ciò detto, allora vi mostro innanzitutto l'attrezzatura che andrò a portare giù e poi vabbè, vi mostrerò in maniera sintetica come vado a proteggere l'attrezzatura e come la impacchetto per il viaggio. Prima cosa, la tavola. Io porto una fantastica Tabuda Curve 2020, 88 litri, è una tavola radicale ma con litraggio generoso. Vorrei portare più tavole, almeno un paio. Dovendo fare una scelta, dopo essere andato diversi anni in Sudafrica con un 80 litri, sempre un Tabuda Curve, mi porto un 88, perché spesso ci sono condizioni di onda seria, ma vento soprattutto la mattina o in certi giorni che non è così teso. E allora io voglio una tavola che non affondi, voglio una tavola che entri in planata rapidamente, voglio una tavola che bolini bene, ma allo stesso tempo voglio una tavola radicale che giri a mio piacere. E il Da Curve sicuramente è una tavola radicale che gira molto bene. Però mi consente di entrare in planata in maniera efficace, rapida, di avere quello spunto di velocità che mi consente di superare subito i primi frangenti in arrivo senza troppi problemi, ma allo stesso tempo mi permette di essere veloce quando dirigo di nuovo verso la braking zone, bisogno di appunto velocità per prendere le onde e non farmele passare sotto la tavola. Per quanto riguarda le vele, la prima scelta sicuramente è su 3.7 EZ Wave, scusate, EZ Elite 2019, poi ho una Gas Sails Manic 4.2 e poi ho una Goya Guru 4.7. Quindi le mie misure sono 3.7, 4,2 e 4,7. Adesso vedo se riesco a farci stare anche una 5,3 per le giornate di vento veramente un po' al limite. Anche se il litraggio della tavola mi consente di partire molto presto, già con 16-17 nodi, con la 4,7 non ho particolari problemi. Dopodiché, boma. Due alberi e mezzo sono costretto a portare per le vele che ho necessità di portare, quindi ho un bottom del 340, il 370 e il 400, tutti alberi EZ. Dopodiché cercherò di portarmi anche un po' di ricambio, quindi due piedini, non credo due prolunghe, ma sicuramente due piedini, un po' di cimette varie e delle cimette del trapezio di ricambio in maniera tale da essere coperto. Muta Soruz 5.4,
è un compromesso, in alcuni giorni forse anche troppo pesante. Tenete conto che a Cape Town ci sono dai 25-30 gradi quando c'è vento, la sera però scende e quindi la sessione al tramonto può avvenire anche con temperature di poco superiore ai 20 gradi. L'acqua va dai 13 ai 16 gradi a seconda degli spot dove si esce, e quindi io preferisco stare caldo in maniera tale poi da poter uscire a piedi nudi, senza protezione per la testa e ovviamente anche senza guanti. Bene, ora inizio a procedere all'impacchettamento. Mi sono procurato ovviamente bolle aria per proteggere la tavola. Nastro carta che è sempre facile da tagliare, strappare, e ho del cartone in esubero da una vela che ho comprato per proteggere alcune parti, e poi vabbè, insomma, vi mostrerò bene come procedo. Cosa importante, io non uso sacche apposite per il trasporto dell'attrezzatura da windsurf, non uso quelle sacche per alberi e vele con rotelle. E faccio due sacche. Qatar Airways mi consente di portare due sacche da 23 kg ciascuna, quindi ho 46 kg di attrezzatura, che sono tanti. Utilizzo due sacche da windsurf che sono leggere, mentre le sacche apposite con le rotelle per vele e alberi spesso, cioè, se va bene pesano 5 kg, vi rubano già 5 kg, se va male anche 6-7, e soprattutto divido il carico in due. Non faccio una sacca da 30-32 kg, che è un macigno per me da maneggiare in aeroporto, ed è un macigno per gli addetti che a questo punto sono più invogliati a fare operazioni maldestre di lancio e con rischio di danneggiamento dell'attrezzatura. Ho due sacche da 23 kg che sono più maneggevoli per tutti, e quindi dentro ci piazzerò anche il poncho, un po' di vestiti, la muta sotto la tavola, lo vedrete, in maniera tale da, insomma, mettere soprattutto dove metto, nella sacca in cui metto la tavola, anche della roba morbida che mi fa da ulteriore imbottitura e protezione. Come filosofia, ho una sacca per la tavola dove metto solo roba morbida, quindi eventualmente solo altre vele, oltre a poncho, muta e qualche vestito, e ho un'altra sacca in cui finiscono alberi dentro le altre due vele arrotolate, e il boma, più piedini, prolunghe, insomma, roba rigida che se mettessi nella sacca della tavola mi potrebbe andare a danneggiare la tavola. Non porto le sacche, né delle vele né degli alberi, perché sono peso aggiuntivo. Dopo aver fatto tutto l'impacchettamento, ovviamente faccio un controllo con la bilancia di rispettare i pesi. Bene, procedo e poi vi mostro il lavoro fatto. Bene, allora, lavoro fatto, tavola imballata, protezione con cartone a prua e a poppa, bolle aria sopra e sotto. Nella zona delle straps ovviamente è meno necessaria perché le strap ammortizzano, e poi comunque qui ci metteremo sopra la muta che farà da ulteriore spessore. Anzi, devo dire che forse la tavola così è fin troppo imballata, ma io voglio viaggiare sicuro. Quindi a questo punto andiamo a mettere la tavola nella sacca. Non è un'operazione banale, ve lo dico. Questa è una sacca per una tavola da 106 litri. Ci dobbiamo far stare la tavola da 104 e poi altra roba. Ecco, ho messo due salsicciotti di quelli che si usano per le barre portatutto, che mi serviranno poi per trasportare sul tetto dell'auto la tavola. Siamo in due con un Apollo Vivo, che è un modello abbastanza piccolo che hanno in Sudafrica,
e quindi le tavole vanno sul tetto, quando ero da solo invece tutto bellamente dentro la macchina e via. Però vabbè, con un po' di pazienza si riesce, quindi sacca, bella aperta. Ok, nel mentre che infilo la tavola, ovviamente ci piazzo anche la muta, che così, come vi ho detto, mi va a proteggere, e magari ci piazzo altra roba morbida, le ciabatte, che così scorrendo finiscono sul fondo. Ciabatte, poi qua ci sono dei calzari e le pinne. Le pinne magari le metto dopo. No, metto anche questa sacca con del vestiario, quindi roba assolutamente morbida. Questa la spingo bene in fondo. Prima controllo una cosa. Ok, ci metto magari anche i trapezi, no, questi dopo. Vabbè, allora dicevo, questa sacca, poi il poncio che è anche lui bello morbido, e spingo. Spingo, tiro, brigo. Ecco qua. Ok. E la tavola è dentro. A questo punto, dunque, due cose che ci metto anche dentro sono un beauty con rasoio liquidi che in cabina non ci possono andare, e la borsetta con le medicine. Ce lo mettiamo il cappellino di mulè, ma sì, ce lo mettiamo visto che in Sudafrica magari se arriva una perturbazione proprio caldissimo col vento non fa. Magari il tramontino, eh? Dopodiché, infilata sta roba, giro la sacca e per proteggerla sotto infilo la vela, che essendo morbida mi ammortizza anche lei. Ecco qua. Ok. Ultima cosa, questa sacca con calzari e pinne. E poi un'altra cosetta che mi serve. La rigiriamo magari. Siamo qua, crema solare in Sudafrica quando c'è il sole serve, e poi vabbè, varie ed eventuali che non vi sto più di tanto a raccontare. Bene, quindi questa sacca la chiudo. Poi la chiuderò bene definitivamente domani, quando la carico in macchina. E adesso mi sono dimenticato le cimette di scorta del trapezio, non si sa mai se si spacca qualcosa. Cape Town ci sono un sacco di negozi di windsurf, però vabbè, visto che ce l'ho di scorta, sono dimenticato altre due cose, scusate.
un telo che useremo per proteggere i sedili della macchina e non sporcarla troppo. Magari questo lo mettiamo così sotto questo. No, vabbè, può andare anche così. Anzi, lo metterei sotto la tavola, sotto la coda. Ecco qua. Questo lo infiliamo un po' in fondo, i trapezi anche un po' in fondo e ci siamo. Chiudiamo. Qui ho scritto bene con un bel pennarello indelebile il mio nome. Spero di rivederti bella molto presto. E adesso facciamo un'ultima operazione importante: bilancia. Vabbè, questa qui è una cosa che saprete, posso portare 23 kg al massimo, quindi io vestito ne peso 74,5, con la sacca arriviamo a 97,5, 23 kg spaccati, quindi con questa siamo a posto, non si può mettere nient'altro. Seconda sacca, adesso vi faccio vedere la seconda sacca. Ok, questa invece è la seconda sacca in cui ho messo altre tre vele, due alberi con la loro sacca e sotto c'è il boma. Il boma l'ho un po' protetto, soprattutto terminale e maniglia, per proteggere eventuali colpi, e direi che così dovrei essere abbastanza tranquillo. Il boma faccio in modo che sia più o meno in mezzo alle vele, che sono le cose più morbide e che quindi ammortizzano un po'. Trapezio, come vedete, intorno alle vele, e direi che questo è quanto. Qui c'è anche un casco, insomma la roba rigida preferisco metterla in questa sacca per non creare problemi con la tavola. Stessa operazione di peso che avete visto prima, e dovremmo essere a posto. 23 kg da una parte, 23 kg dall'altra, il resto va in cabina in uno zainetto da 7 kg. Bene, via dal freddo, via dal buio, la fine di questo video sarà una sorpresa. Dove siamo, Fabio? Allora, ciao ragazzi, siamo qui al Prat de la Fam. Sottovento, no, c'è vento. No. C'è un po' d'onda, ci spostiamo sotto vento, dai. Andiamo. No, ragazzi, stia scherzando, siamo a Sunset Beach, Cape Town, ci siamo spostati un po' più a sud con Simone. Oggi qui la giornata promette molto bene, finalmente una giornata di Cape Doctor, swell interessante, qualche set sui 2 metri, per ora l'onda rimane pulita e quindi la giornata promette di essere davvero divertente.